Abbiamo un'incombenza poi a breve termine, è quella dell'elaborazione del POA, perché ora i comuni insieme alla ASL sono chiamati a redigere un primo progetto che ha validità annuale, che raccoglie in se stesso sostanzialmente tre ambiti, che sono quello delle cure primarie, mi riferisco all'assistenza domiciliare, ai vaccini e quant'altro, al sociosanitario, che è la parte che segue l'USL, e al sociale puro, che è quella che segue più propriamente i comuni, mi riferisco alla povertà, alle politiche abitative e quant'altro. Dopodiché saremo chiamati, ci sono tanti acronimi in sanità, però a redigere invece il cosiddetto PIS, il piano integrato, che ha invece validità quinquennale e è un'evoluzione del POA. Noi dovremo dedicarci soprattutto all'integrazione ospedale-territorio, perché dicevo prima, bisogna cercare di coniugare i servizi più propriamente ospedalieri con quelle sono le attività sul territorio, perché non sono dei compartimenti stagni, tutt'altro. E sappiamo che l'ospedale è dedicato ovviamente agli stati acuti, mentre l'attività relativa al territorio riguarda quei servizi che invece vengono svolti quando i cittadini restano al loro domicilio. Ci sono alcuni termini importanti anche per quanto concerne questo tipo di attività. Ci dovremmo dedicare in maniera particolare alla rete clinica integrata. Riguarda quel 5% circa di pazienti che hanno una complessità, ovviamente purtroppo, di malattia, e in quel caso lì è previsto e dovrà essere previsto che il medico di famiglia li visiti affiancato da uno specialista. Per esempio, nella casa della salute che abbiamo anche noi come amministrazione comunale sul nostro territorio, nella casa della salute il medico di famiglia sostanzialmente riceverà il paziente di una determinata complessità affiancato dalla specialista, in modo tale che insieme possano fare un piano terapeutico adeguato alla complessità della patologia. In questo modo si coniuga e c'è sinergia tra il medico di famiglia e lo specialista. Altro tema importante che va attuato in tutti i territori, perché ancora non in tutta la zona del Val d'Arno Aretino viene eseguito, è quello della cosiddetta medicina d'iniziativa, che si distingue dalla sanità cosiddetta di attesa, per cui io ho una patologia cronica e sono io sostanzialmente che mi devo prodigare per cercare la figura di riferimento e la cura adeguata. In questo caso invece c'è un team composto da operatori, medici ed infermieri che si occupano sostanzialmente di contattare loro stessi il paziente che ha una patologia cronica, convocarlo, dargli un'adeguata visita e un piano terapeutico e continuare a seguirlo in maniera proattiva rispetto a questo percorso. Altra cosa molto importante nell'integrazione ospedale-territorio sono le cosiddette cure intermedie, ossia quando il paziente è stato ospedalizzato, ha già ricevuto una diagnosi, ha già ricevuto un piano di cure, non ha ancora proprio i parametri ottimali, viene inserito nel cosiddetto Modica, che si trova al terzo piano dell'ospedale, dove invece è sotto la responsabilità dei medici di famiglia. La collocazione permette che nel caso di un aggravamento imprevisto o una ricaduta si sia comunque all'interno di una struttura ospedaliera e quindi l'ospedale se ne possa rifare carico, e allo stesso tempo se invece c'è un'evoluzione così come attesa c'è un medico di famiglia che segue in maniera adeguata. Ci sarà comunque un medico fisso all'interno del, cioè comunque un medico fisso all'interno del Modica che segue la situazione costantemente. E poi importante è giungere alle cosiddette dimissioni, permettetemi di usare il termine, protette, cioè non si deve verificare il caso in cui uno dimesso dall'ospedale, tra virgolette, si ritrova un po' da solo, ma è importante con la sinergia dei vari attori quando esce dall'ospedale rientra nella sfera dell'azione del territorio e quindi è seguito in maniera costante.